Credo che le suggestioni siano tante. A questo punto si tratta di aprire una discussione, se ci sono interventi, prego di... Su tutte e tre, ciascuno può intervenire su quella che ritiene. Eva Cantarella, prego. Comincio io perché volevo dire una cosa sulla relazione di Maffi, sulla prima delle relazioni. Dunque, io ho apprezzato molto un argomento difficile per tutti, ma in particolare difficile per un giusgrecista. Ho apprezzato molto lo sforzo di Maffi di dimostrare, e io sono assolutamente d'accordo con lui, l'interesse dei greci a garantire in qualche modo la certezza, o perlomeno a tentare di garantire la certezza del diritto, e con particolare riferimento alle leggi. Su questo sono assolutamente d'accordo con te. Avevo qualche perplessità invece, non su quello che dici tu, ma perché tu hai giustamente detto che ci sono molte punti di vista su questo, ma sulla effettività di questa certezza del diritto. Sul problema, cioè, se veramente nel momento del giudizio venissero rispettate. Questo problema io lo collegherei a quello della gnome di Caiotate, al giuramento degli Eliasti. Gli Eliasti devono giudicare, tu hai detto, devono giudicare secondo la legge quando ci manca, nel caso di lacune. Ma in realtà le fonti che non riportano il giuramento, tu lo hai detto, ma fanno riferimento, a volte fanno riferimento solamente alla gnome di Caiotate. Per esempio, mi viene in mente Demostene contro Aristocrate, parla solo di quelle. Altre volte parlano di tutte e due allo stesso modo. Allora, io mi domando qual era il ruolo di questa gnome di Caiotate, in che modo, voglio dire, qual era il gioco fra le due cose, la legge e questa gnome di Caiotate, e soprattutto, cerco di essere rapidissimo, quasi finito, che cos'è questa gnome di Caiotate? Perché se è vero che Aristotele praticamente la identifica con le epieiche, cioè con l'equità, non sono così convinta che sia così. Aristotele è un discorso e un altro discorso è quello, voglio dire, la pratica giuridica, insomma, Aristotele retorica, quindi già cose molto diverse. E su questo tu sai che c'è un grande dibattito. Allora, mi domando se la gnome di Caiotate non possa essere, che appunto sia applicabile anche nel caso ci sia la legge, la gnome di Caiotate non possa essere, come dire, il comune sentire dei cittadini che per tutta l'epoca classica continua a percepire, gran parte dei cittadini continua a percepire il processo come il momento nel quale ci si fa vendetta, come strumento, cioè molti mettono in discussione il fatto che si possa contrapporre un'esperienza prepolitica vendicativa e politica mondo del diritto. No? Quindi, e del resto, nelle orazioni giudiziarie i logografi insistono continuamente, citano la legge, ma fanno anche continuo riferimento al fatto che loro hanno ragione ad agire oppure a difendersi perché quell'altro è stato il loro nemico, perché si vogliono vendicare. C'è una forte riferimento a questa cultura della vendetta che è ancora dominante nel V secolo. Allora, ecco, io mi domando, volevo sapere da te su questo punto se tu pensavi che a che livello si possa pensare a un'effettività di questo principio che certamente esiste, quello della certezza del diritto. Scusa, posso dire una cosa a proposito di Oliviero, a proposito delle leggi? Ho trovato molto giusto questo riferimento, che non è detto che pubblicare le leggi ed esporli in pubblico sia un fatto, diciamo, di democratizzazione. Basta pensare, per esempio, alle leggi medio orientali del vicino Oriente antico. Cioè, certamente il codice di Hammurabi non è un fatto di, è semplicemente quello che dicevi tu, quindi è possibilissima questa differenza fra le due diverse funzioni della legge. Letizia Vac. Io ho ascoltato con grande interesse queste tre belle relazioni, che sia pure diversamente orientate, con diversi approcci, hanno senz'altro
messo l'accento sul fattore normativo come fattore di certezza del diritto, ma è proprio su questo che volevo riflettere, perché a me sembra che questa accentuazione del fattore normativo come elemento inscindibile per la certezza del diritto forse vada leggermente mitigato. Io credo che la certezza del diritto stia nella scienza del diritto, perché non c'è nessuna legge che possa, sia pure analitica, l'hanno detto i giuristi romani, sia pure precisa, disciplinare la molteplicità del concreto, non c'è nessun complesso di legge, e l'illusione di Giustiniano l'ha dimostrata, come peraltro verso altre illusioni di codificatori, non c'è nessun complesso di leggi che possa eliminare il ruolo dell'interprete. Allora, il problema della certezza del diritto, oltre a quello ovvio della sua conoscibilità, perché il testo scritto è un problema di conoscenza del diritto, è una fonte di conoscenza, la prevedibilità tiene alla sua applicazione. E allora la certezza del diritto, quella che interessa gli utenti, è il momento applicativo. Perché certo, i giuristi conoscono le leggi e possono essere poche o molte le leggi, o possono anche non esserci del tutto, però la certezza della sua applicazione razionale sta nella conoscenza del complesso del diritto. Il diritto non è la legge, in nessun ordinamento, perché anche l'ordinamento più normativo, pensiamo ai nostri ordinamenti continentali, non esaurisce il fenomeno del diritto e della sua prevedibilità nel testo della legge. Perché se non si tiene conto questo, ed è questa poi la peculiarità dell'esperienza romana, in fondo che le leggi siano 30 o 50, io ho la vaga impressione che sia quasi irrilevante, perché il tessuto dell'ordinamento che sta nella interpretazione, dice Pomponio, ius civile in sola interpretazione consistit, e non perché non sa che ci sono le leggi, ma sa che le leggi devono essere riassunte all'interno della interpretatio. Dice un giurista che ciò che per la prima volta viene statuito, non mi ricordo se era Giuliano forse, o se che ciò che viene statuito per la prima volta diventa certo, diventa più certo attraverso l'interpretazione o dei giuristi o dello stesso imperatore. E allora il problema della certezza del diritto non può identificarsi con la presenza della legge, più o meno estesa. Il problema si identifica con la presenza di una scienza del diritto che sappia raccogliere a coerenza il tessuto normativo e i problemi della prassi. Ed è il problema che abbiamo noi oggi di certezza del diritto, perché noi abbiamo tante leggi, anche troppe, abbiamo codici, abbiamo leggi a migliaia, non sappiamo come interpretarle, perché la legge non esaurisce il diritto, e in un momento in cui la complessità del diritto fa riflettere sulla necessità di fare interagire tutti i modi di produzione e riportarli a coerenza, il ruolo dell'interprete acquista ancora maggiore rilevanza, e se l'interprete non domina la legge non dà la certezza del diritto. Io credo che su questo l'esperienza romana insegni molto, ed è su questo forse che ancora dobbiamo riflettere, perché sinché pensiamo da bravi positivisti che la certezza si identifichi con la presenza della legge, Non diamo un grande contributo alla scienza del diritto. Grazie. Massimo Brutti. Io svolgo qualche brevissima osservazione sulle due relazioni che trattano temi che io conosco, cioè la relazione di Oliviero Di Liberto e quella di Dario Mantovani. Mi pare che entrambe, sia pure da punti di vista diversi e con approcci diversi, mettano in luce
un duplice significato, ma si tratta di due significati che vanno insieme, del concetto di certezza. Da un lato la certezza come conoscibilità, e qui è importante capire come materialmente si propongono gli enunciati normativi. Il discorso di Oliviero sulla forma attraverso la quale si manifestano gli enunciati legislativi mi sembra importante per questo. Quindi anzitutto la certezza come conoscibilità. In secondo luogo la certezza come prevedibilità degli effetti giuridici dei propri comportamenti. Questi due significati vanno bene anche per il concetto di certezza quale oggi lo decliniamo. Noi abbiamo tutta una letteratura, penso al libro di Lopez de Oñate, scritto nell'ultima fase del fascismo in Italia, e lì la certezza è una rivendicazione di limiti rispetto all'invadenza delle decisioni dell'autorità politica. E però anche là la certezza è ad un tempo conoscibilità e prevedibilità. Quindi mi pare che questi possano essere i due binari, sia per la definizione di una categoria che vale per l'oggi, sia per la definizione di una categoria storiografica. Adesso, diciamo, io vorrei toccare appena un paio di questioni particolari che partono da questi concetti che erano presenti, mi sembra, in tutte e due le relazioni e che io darei per pacifici nel nostro discorso. Mi soffermo un momento soltanto sul passo di Pomponio, che è stato preso in considerazione da Diliberto. Ma insomma, da questo passo emerge un problema, dalle prime frasi di questo passo emerge un problema, perché Pomponio dice che all'inizio della nostra civitas, cioè a civitas fondata, diciamo, quando già c'era la civitas di Roma, non vi era una legge certa, non vi era un diritto certo, cioè il popolo agiva, viveva, insomma, senza diritto certo, e omnia manu a regibus gubernabantur. Tutte le cose venivano governate dai re mediante questo potere personale e immediato, senza mediazioni, senza limiti. Questo è il senso del riferimento al concetto di manus. Ma subito dopo si dice una cosa che sembra in contrasto con questa, e cioè si dice che con l'ampliamento della civitas, di cui ci parla anche Livio parla di uomini senza ricchezze e senza potere che arrivano dentro la civitas e la civitas si allarga e Romolo li ospita, benissimo, con l'ampliamento della civitas dice si tramanda che lo stesso Romolo abbia diviso il popolo in 30 parti e poi si arriva al fatto che Romolo dà le leggi. Ma allora quali erano questi re che governavano tutte le cose manu? Se già con Romolo noi abbiamo un'articolazione dell'organizzazione della civitas e abbiamo le leges. E Livio dice iura dabat a proposito di Romolo. Ci sono insomma due vedute, due punti di vista nel racconto di Pomponio che sono immediatamente messi assieme, legati l'uno all'altro. E la mia opinione è che queste due visioni in realtà ruotino intorno ad un concetto del potere regio che è identico sia quando si dice che i re governano con il potere personale immediato, sia quando si dice che l'organizzazione fondata su questo potere si articola e che essi danno leges o danno diritto. Quelle leges, quel diritto, non costituiscono un sistema di limiti, ma sono una emanazione, una produzione del potere regio come potere immediato ed assoluto. Perché se no noi dovremmo immaginare che questi leges siano dei leges precedenti a Romolo, ma non abbiamo nessuna evidenza, nessun elemento per poter dire questo. E invece mi sembra più verosimile pensare che questo regnum che Romolo fonda è un regnum nel quale quel che conta è il potere immediato del capo e che soltanto il potere immediato del capo costruisce le articolazioni interne della civita, se le costruisce come vuole, con questo forte elemento di arbitrarietà che nasce dal fatto, su questo davvero richiamo le pagine di Orestano, che nasce dal fatto che questo capo è ad un tempo mediatore nel rapporto tra la collettività e le divinità ed è ad un tempo capo militare, guerriero, il re guerriero e il re sacerdote, sono le due figure che si susseguono nel racconto semileggendario dei Reges. Io penso che, non so se va bene questa cosa, se può reggere questo ragionamento, ma io penso che sia per le 12 tavole, sia per le leges, e quindi qui il discorso abbraccia
la relazione di Oliviero e quella di Mantovani, sia per le 12 tavole sia per le leggi, noi possiamo pensare queste norme, questi enunciati normativi, come norme, traggo questa formulazione da Talamanca, come norme per relazionem, cioè sono norme che non hanno un'autonomia, nel senso che non possono andare da sole, esse presuppongono i mores, filtrati dall'interpretatio prudentium. Sia le 12 tavole, naturalmente sto parlando di cose diverse, ma sia le 12 tavole, sia le leggi pubbliche si trovano, io credo, nella medesima posizione rispetto all'insieme della vita giuridica quale si esprime attraverso i mores mediate dall'interpretatio prudentium. Dopodiché questa interpretazione, questa scienza giuridica assorbe le leggi, fa i conti con le leggi. Il ragionamento che ho trovato lucidissimo ed originale di Mantovani, insomma, però conferma il fatto che i compilatori giustinianelli le hanno tolte, ma quelle c'erano ed erano parte integrante del discorso della giurisprudenza. Cioè la giurisprudenza mette insieme tutto ciò che risulta dai vari modi di produzione del diritto. E stando al discorso di Mantovani, noi sappiamo, possiamo dire che le leggi spesavano molto di più di quanto non appaia nella lettura dei frammenti del digesto. Però, insomma, stavano dentro il discorso della giurisprudenza, qui lo diceva anche Letizia, e io di questo terrei conto. Naturalmente la conoscibilità è maggiore, quanto più sono le norme legislative. La prevedibilità degli effetti dei comportamenti è anche maggiore di fronte a denunciati, anche se poi gli enunciati possono diventare oggetto di interpretazioni contrastanti, lo ius controversum, le controversie e così via. Però quante più norme scritte, quanti più enunciati normativi che promanano da un'autorità vi sono, tanto più ci si muove entro il tessuto della vita giuridica, entro la vita giuridica, avendo un'idea più chiara di quali possono essere le conseguenze dei propri comportamenti. Infine la completezza. Io qui vorrei dire che noi dobbiamo pensare, non so se Diliberto sarà d'accordo con questa impostazione, noi dobbiamo pensare a due tipi di completezza, due significati diversi di completezza. Anche qui significati che possono valere nel discorso giuridico oggi, per capire insomma che cosa significa quando si parla di completezza, spesso in modo ideologico, e però possono valere anche come categorie storiografiche. Ci può essere una completezza in relazione, diciamo così, alla volontà di coloro che fondano le leggi, e mi pare che questo sia il caso delle 12 tavole, quando insomma si dice che qualcosa manca e bisogna aggiungere qualcosa, ma che manchi qualcosa, che manchino delle norme, de esse, e che si debba aggiungere qualche norma in più. Insomma, non significa avere l'idea di un edificio normativo compiuto, perché questa idea io credo che non vi sia nelle 12 tavole, neanche nei giuristi romani quando parlano delle 12 tavole, neanche in Livio quando dice corpus legum, è una metafora, è un'esagerazione, insomma, ma le 12 tavole non possono essere raffigurate come un corpus legum. C'è anche qualche oscillazione, se non sbaglio, diciamo, il divieto di matrimonio tra patrizi e plebei viene fissato e poi poco dopo cade in desuetudine, quindi ciò si... sì, insomma, però abrogato perché non reggeva, diciamo, quindi questo fa pensare che insomma la completezza si intende nel senso, in un senso, diciamo così, soggettivo, mentre invece io cerco di aspiro a fare un'opera compiuta, anche se si tratta di norme che valgono per relazione, perché presuppongono i mores. La triplice vendita del figlio determina la perdita della potestas, ma non c'è nessuna norma, e qui tu lo dicevi benissimo, non c'è nessuna norma che definisce che cos'è la potestas, che definisce l'organizzazione familiare, perché quelle stanno nei mores, vengono prima, e ad esse le 12 tavole fanno riferimento, diciamo così, per relazionem. E però c'è un'altra completezza, che è la completezza che siamo abituati a come siamo abituati a concettualizzarla noi in riferimento ai codici. Questa completezza vale, si costruisce, diciamo, in relazione ai rapporti che si determinano nella vita sociale, all'insieme della vita sociale, presuppone concezioni che i romani non avevano, come l'idea moderna di sistema, come l'idea che le leggi non siano soltanto comandi ma siano enunciati di rapporti necessari nella società,
e qui c'è Montesquieu, Savigny. Quando Mantovani parla di Rotondi e dei condizionamenti su Rotondi e richiama Ehrlich, beh, alle spalle c'è ancora Savigny. Cioè il fatto che, ma le leggi sono poche, ma restringiamole, ma non sono quelle che contano, beh, insomma, riflette, prosegue, riprende, trasfigura la polemica contro la codificazione, contro il primato delle leggi, a favore del diritto che nasce dalla coscienza del popolo, dalle consuetudini e così via. E quindi, insomma, sono due belle relazioni, volevo solo fare queste osservazioni marginali. Lucio Bove. Grazie, due osservazioni contemporaneamente da storico e da giurista praticante. Certezza del diritto è termine astratto. Qua bisogna parlare di diritto certo o di diritto incerto. Stavo dicendo che voglio parlare sia da storico del diritto sia da giurista pratico. Certezza del diritto è un termine astratto, è anche una proposizione astratta. Mentre invece bisogna vedere che cosa significa diritto certo e, come dicevano i romani, diritto incertum. Cioè, in sostanza, certezza del diritto è anche legata al momento storico e all'ambiente nel quale noi andiamo a ricercare questa certezza. È ovvio che il diritto è certo nel momento in cui viene conosciuto, viene applicato e viene portato avanti. Il diritto diventa incerto nel momento in cui, o per l'interpretazione che se ne fa o per altro modo, questa certezza sostanzialmente scompare. Grazie. Se, prego, Fausto Goria. Io ringrazio tutti e tre i relatori che mi hanno dato motivo di riflessione, però vorrei partire dall'ultima relazione, quella di Mantovani, ma soprattutto da alcune osservazioni che ha fatto la collega Vacca prima, cercando di estremizzarle. Cioè, la mia sensazione è che la caratteristica particolare del diritto romano sia quella di essere un diritto largamente sperimentale dal punto di vista sia dell'interpretazione di prudentes ma sia anche del jus honorarium, dove le leggi certo ci sono, ce ne sono di più forse di quelle che abbiamo immaginato sulla scia della raccolta di Rotondi, ma i romani avevano lo spunto di creare diritto attraverso la discussione dei prudentes, che era una creazione di diritto che dava luogo dal nostro punto di vista a incertezza, ma dal loro punto di vista era sempre ius, ius controversum e ius, non è qualcosa d'altro. Che caratteristiche ha questo ius? Ha la caratteristica per cui la discussione, e qui c'è quel passo di Pomponio che è stato anche già citato, per cui la discussione permette di migliorarlo. Allora, il valore del miglioramento è sentito di più che da noi. Da noi prevale forse il valore della certezza, perché noi abbiamo un assetto, diciamo, economico molto sviluppato, per cui chi intraprende operazioni su larga scala ha bisogno di sapere, ha bisogno di calcolare prima i rischi. Forse per i romani questo aspetto era meno sviluppato. Loro guardavano anche o maggiormente al punto di vista della adeguatezza del diritto, e l'adeguatezza del diritto non pensavano che si potesse trovare una volta per tutte nella mente del legislatore, anche qui Letizia Vacca ha citato dei passi, ma pensavano che si conquistasse poco per volta. Anche il nostro legislatore ogni tanto pensa questo, difatti fa una legge, dopo 6 mesi la cambia, dopo altri 6 mesi la cambia e poi la abroga e la sostituisce con un'altra.
Però questo lavorio oggi è molto più difficile. Questo lavorio oggi è molto più difficile. Allora mi sembra che questo sia un punto da tenere presente, non tanto sul punto della valutazione del numero delle leggi, che certamente i giuristi riconoscevano le leggi, si permettevano qualche volta qualche critica. Mantovani sicuramente conosce bene il volume di Nordic alcuni anni fa, Rex Critique in der Römischen Antike, e ci sono delle critiche. Fra l'altro, se teniamo conto di questo orientamento, alcuni dei passi che lui stesso ha citato, certamente quello di Tacito, cioè quello che parla della moltitudine delle leggi, non lo vede come un elemento di certezza, lo vede come un elemento di incertezza del diritto. La moltitudine delle leggi è un guaio, perché dopo non si sa quale è vigente, non si sa quale ha modificato qual'altra, e quindi non si sa più qual è il diritto. Quindi questo, io non so se qui forse Maffi potrebbe dire qualche cosa, se questo richiama quell'antica concezione greca che la legge va fatta una volta per tutte e poi guai a cambiarla, perché di solito la si peggiora se la si cambia. Non so se Tacito aveva questo orientamento, però secondo me sicuramente vedeva la frequenza delle leggi come un dato negativo, perché non comportava, secondo lui, né un miglioramento del diritto né una certezza del diritto, perché a un certo punto erano troppe. Sì, io prima di chiedere se ci sono altri interventi devo precisare di nuovo che noi alle 19.30 dobbiamo uscire di qui, proprio per motivi inderogabili. Siamo già d'accordo comunque con i relatori anche di spostare le risposte alla discussione di domani, perché le sollecitazioni sono tante che non possono ovviamente trovare un riscontro immediato che contrarrebbe quella che è un'argomentazione. Quindi se ci sono altri interventi piuttosto rapidi, poi dobbiamo purtroppo uscire perché ci sono problemi di sicurezza. Prego, Leo Peppe. Perché se Volterra per l'età di Claudio ne conta 19 e Talbert 22, Buongiorno ne ha contati 118 adesso. Primo punto. Secondo punto, mi ha colpito molto il fatto che circa, diciamo, questo approccio sulla certezza si parta da un Senato Consulto del 186, quindi tutta quella problematica sulla normatività del Senato Consulto della Repubblicana viene attratta in questa della legge. Ultima cosa, su Tacito, quell'affermazione di Tacito è in un excursus sulla legge dai tempi buoni ai tempi cattivi. La legge è buona in tempi buoni, è pessima in tempi corrotti, e quella valutazione negativa è per il tempo corrotto. Invece nell'età dell'oro la legge è ottima. Quindi va storicizzato il discorso di Tacito. Tutto qui. Benissimo, a questo punto rinviamo le risposte alla discussione di domani. Antonio. Ma l'uscita è piuttosto macchinosa. Un'osservazione di metodo, siccome questi interventi mi sono sembrati molto stimolanti, queste osservazioni. È la prima volta forse che in un convegno della società lasciamo un minimo di spazio al dibattito, e l'abbiamo fatto volutamente e ne vale la pena. Mi chiedo, e chiedo a tutti, insomma, se non sarebbe il caso in occasione della pubblicazione che anche solo con 10 righe le osservazioni figurassero negli atti, perché sono un arricchimento sensibile delle relazioni. Bene, allora do l'ultimo avviso per quello che riguarda i partecipanti. Dovevo intervenire? Ai naviganti, in un certo senso, sì. E per i partecipanti alla cena è previsto un servizio navetta presso l'Hotel Canal Grande, che è a 100 metri in linea d'aria da questa postazione, che parte intorno alle 20:15. Il ristorante non è molto lontano, si raggiungerebbe anche tranquillamente a piedi lungo la via Emilia Centro, però per motivi di tempo atmosferico, magari di stanchezza, ci sono le navette che partono, ripeto, dall'Hotel Canal Grande 8 e
15, 20 e 15, 8 e un quarto, insomma. Quindi l'appuntamento è presso l'Hotel Canal Grande a quell'ora. Ringrazio tutti.